Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e Enzo Amore, il campione dei pesi leggeri, è stato licenziato in seguito a delle accuse di molestie sessuali. Nel pomeriggio del 22 gennaio il Certified G è stato accusato su Twitter di stupro. L'accusa arriva direttamente dalla vittima, una ragazza di nome Filomena, la quale ha dichiarato sul social network di essere stata violentata da Enzo Amore lo scorso ottobre a Phoenix, la mattinata del 19 per essere precisi, tant'è che anche l'account Instagram del lottatore confermerebbe la sua presenza in quella giornata. Il dipartimento della polizia della città ha confermato che venne presentata una denuncia e che un ospedale locale chiamò in seguito ad un caso di violenza sessuale. Ergo, da allora è in corso un'indagine. Intervistata da TMZ, Filomena ha raccontato nel dettaglio cosa sia successo, dicendo di essersi più volte rifiutata, ma di come la risposta di Enzo sia stata: "Ciccia, mi prendi in giro? Ho 1 milione di follower su Instagram, dovresti pregare per avere il mio c***o". La WWE, venuta a conoscenza di questa storia, ha sospeso con effetto immediato il campione dei pesi leggeri, privandolo del titolo, e il giorno dopo lo ha licenziato senza alcun augurio per il futuro, come invece fa con ogni suo dipendente. Attenzione però, Enzo è sì indagato, ma non ancora ritenuto colpevole, pertanto questa decisione della WWE non deve essere considerata come l'ago della bilancia nella sua situazione giuridica, che, come è giusto che sia, verrà risolta all'interno dell'aula di un tribunale. In parziale difesa del lottatore, alcuni fan hanno fatto dei parallelismi con Rich Swann, anche lui sospeso per accuse di violenza, seppur meno gravi, ma non licenziato perché la federazione ha preferito attendere ulteriori sviluppi prima di prendere provvedimenti più seri. La differenza tra i due ex pesi leggeri sta nel fatto che Enzo, pur sapendo di essere sotto indagine per stupro dallo scorso ottobre, lo ha tenuto nascosto ai suoi datori di lavoro, la WWE, che è venuta a conoscenza di questa spiacevole vicenda proprio come tutti noi nella giornata del 22 gennaio con la rivelazione della vittima. Enzo sarebbe quindi venuto meno ad un accordo morale con la federazione. Ha preferito non dire nulla, nella speranza che tutto si risolvesse il più velocemente possibile. Ma definirla un'ammissione di colpa sarebbe un'illazione fin troppo facile, di cui non posso e non voglio prendermi la responsabilità. Per questo ci penserà un giudice a stabilire se sia innocente o colpevole. In più, pare che giri un'ulteriore voce. Pare che Enzo, nonostante la sospensione, si sia presentato lo stesso nel backstage del 25esimo anniversario di Raw, con in più indossando una maglietta con su scritto: "Questo è il più bel giorno della mia vita". Ok. Alcuni suoi fan, però, non hanno accettato il provvedimento disciplinare preso dalla federazione, e sul web è possibile trovare una petizione in favore di Enzo Amore, di come il licenziamento non fosse necessario e che sarebbe stato più giusto attendere un verdetto definitivo. Come si suol dire, innocente sino a prova contraria. Ma questa è una politica che si deve seguire all'interno di un tribunale, mentre sappiamo benissimo che nel mondo di tutti i giorni, quanto più nel mondo dell'intrattenimento, l'immagine sia tutto. E un'azienda come è la WWE ha tutto il diritto di licenziare un proprio dipendente per problemi di immagine. Un dipendente che, già nel recente passato, si è dimostrato altamente poco professionale, con cui è stato estremamente difficile lavorare, interagire o anche solo convivere. In più, non credo ci sia bisogno di dirvi che, in un periodo storico delicato come questo per quanto riguarda le molestie sessuali, tenere all'interno del proprio roster una persona accusata di stupro, tra l'altro nel ruolo di campione della propria categoria, sarebbe stato un danno di immagine enorme per l'azienda. Se al termine del processo dovesse venir assolto o ritenuto innocente, allora sì che si potrà parlare di scuse pubbliche e riassunzione. Ma in ogni caso non credo che lo riassumeranno. Trovo la sua immagine nel backstage e la sua reputazione ormai fin troppo compromessa. Dal giorno del licenziamento, la WWE ha fatto di tutto per non nominare direttamente Enzo Amore. Il match della Royal Rumble contro Cedric Alexander venne cancellato senza dire nulla a riguardo. Non vennero nemmeno spiegate le intenzioni per la cintura, tuttora vacante. Un trattamento simil Benoit. Quindi, quale destino sarebbe toccato al titolo dei pesi leggeri e alla divisione dei cruiserweight? La cintura verrà assegnata al vincitore di un torneo a 16 uomini che si concluderà a WrestleMania 34, si spera non nel kickoff. Sì, è vero, il nome Drake Maverick ricorda un jobber di secondo ordine di NXT, ma ho subito apprezzato la presenza di un GM nello show dei cruiserweight. La mancanza di una figura dirigenziale tra i pesi leggeri era fin troppo evidente e pesante. In più, se lo conoscevate già ai tempi di Rockstar Spud in TNA, sarà impossibile non averlo in simpatia.
Da quando è stata ricostruita nel 2016, la divisione dei pesi leggeri ha dovuto fare i conti con enormi problemi. Recentemente li ho definiti le divas di quest'epoca e non ho problemi a ridirlo, confinati all'interno del loro ghetto viola con l'impossibilità di ambire a qualcosa di meglio. Anche essere il campione è percepito come un declassamento, ne sa qualcosa Neville. Per non parlare poi del totale disinteresse mostrato dai fan verso l'intera divisione, i biglietti per i live event dedicati esclusivamente ai pesi leggeri sono stati venduti con estrema fatica. Ma nella vita bisogna imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno e, paradossalmente, l'essersi liberati di Enzo Amore potrebbe essere un punto di svolta per la categoria. È che il problema principale di Tuo 5 Live è sempre stata la mancanza di interesse. È difficile trovare al mercoledì mattina gente che freme all'idea di recuperarsi Tuo 5 Live, pur considerando il buonissimo lottato. Non credo nemmeno che un'ipotetica messa in onda del programma da parte di Sky aiuti ad incrementare la voglia di vederlo. Michele Posa ha detto più volte che NXT è il programma settimanale della WWE con gli ascolti più bassi del palinsesto, anche più bassi dei programmi di recap del main roster. È un problema di reputazione del programma, che però alla fine può solo migliorare. Da qui a WrestleMania il programma vertirà completamente verso questo torneo, struttura che ai tempi venne giustamente elogiata dai fan con il superbo Cruiserweight Classic. Di certo non si raggiungerà lo stesso livello, ma se vi è piaciuto il torneo originario è giusto dare un'opportunità anche a Tuo 5 Live. Inoltre trovo che degli innesti di nomi grossi all'interno del programma potranno essere di grande aiuto. Questa settimana abbiamo visto Tyler Bate della divisione del Regno Unito, la prossima settimana Roderick Strong da NXT. La partecipazione alla Royal Rumble di Rey Mysterio è stata un successo, quindi perché non metterlo nella divisione dei pesi leggeri? È in una forma fisica incredibile e sarebbe grandioso vederlo affrontare gente come Cedric Alexander, Drew Gulak o TJP. Sarebbe il patriarca perfetto in quella divisione, il nome grosso da sconfiggere. Ma prima bisognerebbe abbattere questa visione comune che entrare all'interno dei pesi leggeri sia un declassamento, poi permettere ai Cruiserweight di interagire maggiormente con i membri del main roster e viceversa. Insomma, non sono pochi i problemi. Non vi chiedo nulla sulla situazione di Enzo Amore perché, come ho detto, non siamo il giudice o la giuria di nessuno e non è nostro compito decretare l'innocenza o la colpevolezza di qualcuno. Piuttosto vi chiedo quale sarà il destino dei pesi leggeri. Vi stuzzica l'idea del torneo o preferivate qualcosa di diverso? E soprattutto, chi sarà il prossimo campione? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.